Sì, ho sempre utilizzato il canovaccio delle favole per ironizzare sulla realtà che ci circonda, magari per criticare, per descrivere le nostre schizofrenie. La prima favola che ho preso in prestito è stata quella di Collodi, quella di Pinocchio, poi quella di Peter Pan e la terza, quella del pifferaio magico di Hamelin, perché mi sembrava la favola giusta per descrivere la realtà che ci circonda. C'era una volta una città dove tutto andava a scatafascio, il primo ministro, il sindaco non sapeva che pesci prendere, era in difficoltà, anche gli altri ministri, insomma la situazione si era veramente deteriorata, per cui a un certo punto all'ordine del giorno c'era che voce eliminare dal bilancio e qualcuno propose, facciamo una cosa, eliminiamo il fumo che comunque fa male a tutti, incide sulla salute della collettività, però la sua mozione fu scartata a priori, erano tutti pieni di buon senso. E invece qualcuno propose di eliminare i gatti. Dice vabbè, perché tanto è vero, tutti gli animali sono utili all'uomo, asserviti all'uomo, finanche le bestie feroci si ammaestrano nei circhi, finanche le pulci, mentre i gatti non sono stati mai asserviti all'uomo. Io propongo di eliminare i gatti. Insomma, caddero dalla padella nella brace. Perché i topi scatenarono l'inferno, si scatenò l'inferno. A questo punto interviene il pifferaio magico, qualcuno gli propose anche un compenso. Il pifferaio magico con la magia della musica riuscì a mandare via i topi. Alla fine il compenso non glielo dettero, perché comunque gli dissero, vabbè, ma tu sei un saltimbanco, un musicista, un compenso potremmo darlo a un dottore, un avvocato, uno scienziato, a un... Ma nonna, un saltimbanco come te. Insomma, ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale, come in tutte le favole, come in tutti i film. Insomma, sta di fatto che alla fine il pifferaio si rese conto che in una situazione come quella, talmente confusa, deteriorata, masochistica, pericolosa, era meglio, l'unica possibilità era quella di salvare almeno i bambini. E quindi mise in salvo i bambini. Questa è la favola del pifferaio magico. E che a me mi piace, a voi?